Gentili appassionati di basket, siamo collegati dal Palabasket di Mesagne dove l'Olimpica al termine della partita tesa, vibrante, ha battuto la squadra di casa 65-58. Siamo con il coach dell'Olimpica, Felice Carano. Coach, in settimana aveva parlato di un crocevia importante per la stagione, avete conquistato questi due punti, penso che la stagione abbia intrapreso la strada giusta. Sì, siamo solo a metà dell'opera, però siamo soddisfatti di questa vittoria, è stata veramente difficile e dura portare a casa due punti. Loro sono una buona squadra, veramente una buona squadra. Faccio i complimenti a coach Capo 10 perché ha messo su veramente una bella squadra, ben messa in campo e ci ha dato grande filo da torcere. E a un certo punto temevo il peggio perché i giocatori erano stanchi, perché naturalmente in una partita di playoff le mazzate nel campo, come si chiamano in questi casi, erano dure da tutte e due le squadre. Noi abbiamo fatto difficoltà a tenere proprio il ritmo nel campo, non di velocità, ma proprio a stare sull'uomo e a tenere le botte, andare al canestro facile è stato complicato. Non abbiamo mai fatto un tiro semplice, quelli che abbiamo fatto li abbiamo sbagliati perché c'era tanta pressione. Ripeto, faccio i complimenti al coach Capo 10 perché è stata una bella partita, vibrante. Potevamo soffrire di meno, però purtroppo la pallacanestro è bella per questo, ce lo siamo detti quando abbiamo perso a Manfredonia e lo diciamo anche oggi. Oggi però abbiamo portato due punti importanti a casa. Prima di questa partita eravate voi il miglior attacco del girone playoff, loro la miglior difesa, lo hanno dimostrato tenendovi sotto il vostro standard dei 70 punti, però credo che la fisicità di Lollo, la velocità di Pedro siano stati decisive. Sì, non sfruttate al massimo, credo, perché a un certo punto veramente il nostro limite è stato proprio quello. Però sì, io avevo detto in settimana che la loro media punti non era altissima, era di 60-65 punti, mentre la nostra era altissima. Facendo queste differenze sembrava una partita facile, poi andando a vedere le difese è un po' meno. Quindi loro sarebbero stata una buona difesa e ce l'aspettavamo, è stata più dura di quanto pensassi, però alla fine il nostro attacco si è proprio inceppato con tutta la pressione che ci hanno messo. Alla fine abbiamo trovato, diciamo, canestri di esperienza e il fallo sistematico non ha funzionato per loro e abbiamo portato a casa questa partita. In serie di presentazione siete stati presentati come la squadra più forte del campionato. Lei si sente che ha una squadra più forte, soprattutto dopo questa vittoria, qual è il morale della squadra? Squadra più forte no, ci sono tante squadre forti e una squadra più forte degli altri vince sempre. Noi non abbiamo vinto sempre, abbiamo perso partite importanti a Manfredonia, a San Severo, che sono due buone squadre, e anche Mesagne è una buona squadra, c'è Ostuni, c'è Diamond Foggia, c'è Lecce, ci sono tante squadre e quando poi si giocano i playoff non esiste essere più forte, devi giocare e soffrire come all'ultimo secondo come oggi per portare a casa due punti. Poi se hai giocatori bravi ed esperienza, certo nei momenti importanti come gli ultimi 10 secondi della partita fanno la differenza, però anche gli under in campo oggi, i vari Triglione e Romano hanno tenuto bene il campo come sempre, sono due under validi di spessore in questo campionato, infatti lo dimostra il nostro accesso alle semifinali degli under 19. Adesso domenica affronterete in trasferta il Monopoli dopo la partita d'andata in cui avete stradominato, che insidie si aspetta per questa partita? E sicuramente la partita contro Monopoli all'andata è finita, dobbiamo andare a Monopoli, giocarne un'altra e magari con la stessa intensità, con la stessa voglia, con la stessa decisione. Poi la palla è tonda, ce la andiamo a giocare consapevoli che possiamo vincere di 70 punti ma possiamo anche perderla. Io ho detto che il pericolo più grande per noi siamo noi stessi, quindi alla fine veramente tocca a noi far vedere quello che siamo in campo, dimostrare quello che possiamo fare insieme. Oggi la parola insieme non ha funzionato tantissimo, non abbiamo sofferto tanto insieme, dobbiamo lavorare da questo punto di vista in settimana, ci sono tante le cose da curare, sarà una settimana importante questa. Grazie coach, complimenti. Siamo collegati con Pedro Rubera. Pedro, è stata una partita difficilissima, avete lottato fino al suono della sirena ma avete conquistato due punti importanti che sicuramente fanno morale. Sì, è vero, stiamo lavorando duro in settimana
La partita non so come si vede di fuori, però da dentro è molto difficile, tutte le squadre si preparano, fanno un sacco di difese diverso, cambiano in ogni momento, sì è dura, però meno male che il gruppo sta bene e come ti dico concentrati che vogliamo stare nella finale, così. Adesso avete la prossima partita contro Monopoli, un'altra trasferta, saranno altri due punti decisivi per riuscire a raggiungere le Final Four. Sì, è vero, sono due trasferte, ora Monopoli, pensiamo una a una, però quella squadra là è forte, non è quella che è venuta da noi e come ti dico, noi ci concentriamo, ora sta nelle nostre mani arrivare in finale, quindi quella gara ecco, andiamo a prenderla con tutto il cuore, così. Quanto è stato difficile giocare con questo tifo assordante? Devo dire che più rumore le fanno i nostri, quindi sono abituato, è quasi come giocare in casa, questa gente è spettacolare, quindi è stato un piacere sinceramente. Vi sentite la squadra forse più forte del campionato, soprattutto a maggior ragione dopo quest'altra vittoria? Lo siamo, io ero convinto da quando sono arrivato e è ovvio che bisogna comunque migliorare in tante cose, tanti aspetti del gioco, no? Però stiamo lavorando, però sì, siamo i più forti e almeno ci meritiamo stare in finale, questo è sicuro, giocarcela in finale ce lo meritiamo. Ok, grazie Pedro, grazie, complimenti. A voi, grazie a voi. Presidente, è stata un'altra battaglia sicuramente, ma questi due punti credo abbiano un significato particolare. Sì, sì, oggi secondo me questa partita ha rappresentato una svolta per molte cose. Abbiamo vinto la terza partita consecutiva dei playoff, abbiamo vinto la prima trasferta importante perché Lecce, ricordiamo, Mesagne era tra la seconda classificata dell'altro girone, questo è un ottimo segnale per noi e per tutto il campionato. Insomma, oggi è una partita importante, delicata, e i ragazzi hanno risposto come dovevano. Avete dominato diciamo per i primi tre quarti, poi nel quarto forse avete perso un po' la concentrazione realizzando poco, solo 7 punti. Sì, i primi due quarti siamo entrati con la testa giusta e loro hanno difeso a uomo. Obiettivamente quando ci difendono a uomo noi esprimiamo il gioco migliore perché siamo veloci, aggressivi. Quando si sono messi a zona noi avevamo già un vantaggio di 13 punti, purtroppo questo è un aspetto che soffriamo, non tanto la zona, quando il fatto che andiamo su e magari riteniamo chiuse le partite, ma come continuo spesso e sempre a dire insieme a Felice e ai ragazzi, sono partite di playoff, non si molla mai, infatti anche loro sono arrivati a meno 3 da meno 15, ci hanno messo in difficoltà. Poi la solita reazione di cuore e di carattere che in questi ragazzi non manca e che spero ci porterà lontano. Adesso in settimana prima della trasferta di Monopoli avrete un appuntamento importante con l'Under 19 dove affronterete Biceglie nelle finali regionali. Che significato hanno queste finali e soprattutto questo certifica la crescita della società anche ai livelli giovanili? Beh sì, noi lavoriamo a questo progetto da 6 mesi e devo dire che le soddisfazioni per fortuna e per il lavoro di tutti quanti noi non stanno mancando. Noi abbiamo questa finale che porta a Castellana le 4 migliori realtà che ha espresso la Puglia quest'anno come Under 19. Beh, per noi è una grossissima soddisfazione perché competere con Corato, con Biceglie, che sono scuole che hanno una tradizione ventennale nel basket, noi abbiamo appena iniziato, quindi per noi è una grandissima soddisfazione, anche perché lì a Castellana ci saranno tutti i tecnici della Puglia, tutti gli addetti ai lavori insomma, di un certo livello e noi ci teniamo a fare una bella figura. Anche per i ragazzi, insomma, per loro è una vetrina importante. Purtroppo molti ragazzi della Serie D sono anche ragazzi che fanno Under 19, quindi dobbiamo un po' bilanciare i lavori e le fatiche. Adesso non ci sarà nemmeno il tempo di parlare un po' di questa partita, che già martedì siamo a Castellana, senza dimenticare che poi sabato siamo a Monopoli e l'altro sabato a Lecce. Quindi è veramente un impegno totale da parte di tutti, dirigenti, tecnici, e pubblico che come vedete ci segue anche lontano, insomma, li ringraziamo immensamente per questa cosa. Dopo questi due punti il sogno promozione è più realizzabile? Ma noi come sapete tutti siamo partiti molto svantaggiati per questa maledetta formula playoff, noi abbiamo vinto il nostro campionato, 2 anni fa saremmo stati già in Serie C, purtroppo le regole quest'anno sono così e siamo partiti con un handicap di 4 punti rispetto a Manfredonia, che peraltro gioca domani, quindi non sappiamo l'esito. Certo, questi due punti sono importanti perché ci mettono a 10 punti e ci mettono al secondo posto, però siccome le partite che mancano sono ancora 3 o 4, insomma i punti sono pochi, quindi è facile con un paio di vittorie, un paio di sconfitte comprometti o raggiungi la possibilità della finale, quindi bisogna sempre stare vigili e concentrati. Grazie Presidente. Grazie a voi. Siamo collegati con l'allenatore e il coach di Mesagne, Angelo Capodieci. Coach, avete fatto una partita degna di nota, avete fatto di tutto per vincerla, però forse avete pagato la poca fortuna, la poca concretezza sotto canestro.
Sì, sicuramente oggi abbiamo preparato durante la settimana una partita che secondo me era delle quasi impossibili, perché di fronte avevamo un Cerignola che dalla carta era una squadra fortissima e sicuramente non di categoria di Serie D. Io venivo da una settimana di duro lavoro, intenso lavoro, dove ho recuperato solamente questa settimana due giocatori per me importanti con il resto della squadra. Abbiamo giocato degnamente, un po' di concentrazione, un po' forse anche alcune decisioni dei nostri giocatori, alla fine concentrazione e stanchezza abbiamo lasciato andare la partita, però sono felice della prestazione che hanno dato i miei ragazzi e un grande anche un bocca al lupo alla squadra avversaria che ha giocato degnamente in questo campo che secondo me è uno dei più difficili per tutto rispetto anche della mia squadra. Prima di questa partita eravate la miglior difesa del girone, oggi infatti lo avete dimostrato, ma secondo lei dove avete perso la partita? Ma sicuramente abbiamo affrontato un quarto, specialmente del secondo, un po' troppo su sulle gambe, abbiamo lasciato parecchi rimbalzi alla squadra avversaria e forse questa è stata un punto in più per la squadra ospite, che sicuramente sui rimbalzi ci ha messo in grave difficoltà. Poi è mancata pure nei momenti principali, quando avevamo recuperato sotto di due, lì forse alcune scelte nostre non sono state delle migliori, quindi una serie di circostanze ci ha portato di nuovo all'allungo finale del Cerignola, dove non abbiamo potuto più recuperare. Adesso siete fermi a 6 punti in classifica, la prossima in casa contro Manfredonia sarà l'ultima chiamata per tentare l'accesso alle finali. Sì, sicuramente, questa come l'altra partita erano le più decisive, mo ci tocca battere il Manfredonia, andare anche a Bari e poi vedere l'ultima partita con il Cerignola come andrà. Questo sì, sicuramente la settimana prossima sarà una partita decisiva. Noi il campionato nostro l'abbiamo fatto, siamo orgogliosi dove siamo arrivati. Certo, nessuno però a questo punto si tira indietro, quindi sicuramente giocheremo per vincere contro il Manfredonia, giocheremo per vincere anche le altre due partite e speriamo dell'ingresso nelle Final Four per salire poi di categoria. Ok, grazie coach, complimenti. Bene, dal Pala Basket di Mesagne è tutto, ricordiamo il finale olimpica batte Mesagne 65-58, Fabio Trallo, assist sportivo.